Amiche e amici di Rossini TV, abbiamo assistito questa sera a una bellissima serata, un omaggio alla ristorazione L'Oscar, a chi si è dedicato per più di 50 anni alla ristorazione, quindi alla conservazione delle ricette e di tutte le tradizioni conviviali della nostra provincia. Non solo, perché Uldergo è partito da Pesaro, è andato oltre, ha portato all'estero le nostre tradizioni gastronomiche e poi è ritornato per non perdere proprio quel legame con la sua terra. Sono veramente orgoglioso perché dopo 50 anni di attività mi fa veramente piacere, anche perché poi vedo che sta ritornando proprio tutto quello che all'inizio noi facevamo, nel senso che facevamo la cucina tradizionale, adesso sta tornando la cucina tradizionale. Poi magari ancora c'ho entusiasmo di stare in mezzo alla gente, mi piace, e quella è un'altra cosa che mi dà tanto orgoglio. Poi c'ho anche l'orgoglio che mio figlio ha intrapreso la mia carriera, anzi mi ha fregato, perché io ho aperto 10 ristoranti, lui è direttore di 20 ristoranti a New York. E allora, no, le tradizioni, poi c'ho mia figlia con me in sala, una serie di cose che mi fanno veramente tanto piacere, tanto orgoglio. Siamo veramente contenti di ospitare questa seconda edizione che Ascom ha scelto noi, la Confcommercio, e quindi volentieri, anche perché io, come ho detto ai ragazzi, ci saranno i futuri datori di lavoro vostri, e quindi ecco, è un modo per mettersi alla prova e sono sicuro che i ragazzi non deluderanno. È un riconoscimento importante l'Oscar della ristorazione, soprattutto dato a Uldergo, che penso che per Pesaro sia stato uno dei pionieri di Pesaro, perché se ricordiamo il suo passato, da Carlo in avanti, insomma, ha fatto un po' la storia della ristorazione, visto che ancora è in attività, è anche bello arzillo, bello sveglio, e ancora si mangia molto bene, quindi mi sembra giusto riconoscergli qualcosa che per Pesaro e la nostra provincia ha fatto molto. L'anno scorso, la prima edizione dell'Oscar della ristorazione, abbiamo premiato Rolando. Il motto era, scimmiottando Raspelli, le tre T, terra, tradizione e territorio, perché Rolando aveva inventato la cucina dialettale, una cucina di terra, valorizzando i prodotti del nostro territorio e ricollegandosi alla tradizione. Quest'anno abbiamo pensato invece alle tre M: mare, memoria e marchigianità. E chi meglio di Uldergo rappresenta la cucina di mare tradizionale, quindi la marchigianità? Chi meglio di Uldergo e di sua moglie Oriana rappresentano anche la memoria, le ricette tradizionali della cucina marinara pesarese? E la marchigianità non solo per il collegamento con la tradizione, ma anche perché rappresenta Uldergo il marchigiano tenace, lavoratore, 52 anni di attività come ristoratore, ma non solo a Pesaro, cioè uno che ha lavorato come cameriere, poi ha gestito per 22 anni il ristorante, poi ha aperto altri ristoranti in giro per l'Italia e all'estero, con il cuore però a Pesaro, ritornare a Pesaro, questo è il marchigiano. E non a caso è ritornato a riaprire il ristorante dove aveva iniziata la sua attività, che era il famoso ristorante da Carlo. Un altro motivo poi, devo dire, Uldergo è stato uno dei fondatori dell'Associazione Ristoratori di Confcommercio. Nel 1994 è nata, dopo tante serate, anzi tante notti, a fare le ore piccole di mattina, a bere nei ristoranti, per creare questa associazione insieme a, purtroppo, amici che non sono più con noi. Penso a Franco Ridolfi, penso a Renato Pinto, Valentino Ortolani, Gianni Caeran. Ecco, Uldergo era uno di questi che mi ha aiutato a creare l'associazione ristoratori. Noi abbiamo formato l'associazione ristoratori, eravamo un gruppo, siamo ancora, però molti di noi che seguivamo queste tradizioni, queste non ci sono più, però
è rimasto la loro scuola, e allora quello mi fa molto piacere, continuare quello che avevamo fatto insieme.